Ciao a tutti, ciao. Ave Maria. Siamo fuori Italia, ci troviamo a Lipica. Lipica è un paese vicino a Trieste, 20 minuti da Trieste. Noi stiamo qua e stiamo cercando di trovare, come dicono, i cavalli bianchi. Qui dicono che si possono vedere i cavalli bianchi, ma quasi stiamo camminando da 20 minuti, niente ancora, niente cavalli. E comunque noi sperando che camminando più avanti riusciamo a vedere questi cavalli bianchi. Camminiamo più avanti fino a Trieste. E poi niente cavalli. Bene. Allora, cercate e troverete. Sapete che abbiamo trovato questi bellissimi cavalli bianchi. Veramente bellissimi. Ma vi faccio vedere, guardate. Eccola qua. Ma troppo lontano, ma vi faccio vedere da vicino. Siamo contenti, io sono molto contento, finalmente ho visto questi cavalli bianchi. Non si vede tanto bianche perché è il sole che illumina i cavalli, ma noi qua vediamo che sono bianchi, ma veramente sono bellissime. Sono molto emozionato a vedere questi cavalli, nome rossi, bellissime. Adesso basta. Questi che sono più bianchi sono più vecchi. Ah, questi bianchi, ok. Sì, sì, questi scuri ancora non ha, sono giovani, ancora non ho cambiato colore. Ok, ok. Perché fino a 4-5 anni cambiano. Ah, quindi questi colori... Sì, sono nati come scuri, dopo 4-5 anni cambiano... Ah, diventeranno in bianchi? In bianco, diventato bianco. Ah, questo qua non sapevo però. Thank you.
siamo veramente rimasti contenti, soddisfatti. Abbiamo visto i cavalli, non solo i bianchi, ma anche i neri, i giovani e i vecchi. Cavalli bianchi vuol dire che sono già anziani, ecco. Invece i cavalli più scuri sono più giovani, no? Per distinguere la vecchiaia e la giovinezza, e quindi è bella cosa saperlo. Bene, vi saluto da Lipica, Slovenia, e alla prossima. Ciao ciao ciao, ciao.